Questo è il sistema più facile per avere un buon raffreddamento della Xbox 360. Con lo scotch colleghiamo le due ventole, glielo facciamo passare anche sopra, di nuovo di qua. Ecco così, in questo modo. I due fili delle ventole, il filo rosso e il filo nero, serviranno da polo negativo e polo positivo. Il filo giallo che avrete insieme alle ventole lo potete pure tagliare, non servirà a un cazzo. Bene. I fili rossi li collegherete insieme al polo positivo dell'alternatore. Il filo nero a quello negativo dell'alternatore o vicevenda, o viceversa che sia. Questo modo. L'alternatore andrà sempre messo a 12 watt, ovvero il fondo, 12 watt, costa niente, costa 6 euro, 7 euro, le ventole anche 6 euro l'una, potete recuperarle nell'usato oppure comprarle nuove a un negozio di informatica e l'alternatore in qualsiasi negozio di elettronica. Bene, ora la parte pratica. A collegare le nostre ventole per il sistema cooling system alla nostra Xbox 360 in questione che mi si era fusa. Lo mettiamo in una spina per più comodità. Se è troppo distante dove potete mettere, potete usare una prolunga come questa, oppure fare in modo che in mezzo ai fili ci sia un interruttore. Collegato, adesso ho preso off, mettiamo su 12 watt, iniziano ad accendersi, perfetto, queste ventole sono da 8x8, 8 cm x8 e andranno a incastrarsi perfettamente fra i due cavi dell'alimentatore e della TV. Le ventole andranno messe in modo che l'aria venga respirata e non messa all'interno, perché il problema dell'Xbox è proprio quella di buttare fuori l'aria e non aggiungerne altra, perché ha seri problemi di smaltirla. Quindi le metteremo in modo che la succhiano e la sputano fuori, dopodiché accendiamo l'alternatore a 12 watt e il nostro sistema di cooling è fatto. Per un più pratico funzionamento delle ventole, l'Xbox verrà tenuta in piedi, così l'aria verrà smaltita più facilmente dalle ventole, l'Xbox si scalderà meno, qua soprattutto, e anche di qua. Le ventole principali sono queste, ricordo, non queste qua sotto. Aspirano, ok, però queste qui sono le migliori che aspirano, quindi non tenerla mai appoggiata così. La console spenta o accesa, iniziamo già subito ad accenderle le ventole. Se la vogliamo accendere, le accendiamo subito, aspettiamo 10-5 minuti che la raffreddi bene. Per sentire se è stata un po' raffreddata, potete anche toccare qua. E quando spegniamo l'Xbox, che sarà molto calda o roba varia, le lasciamo accese un 20-10 minuti per farle togliere tutta l'aria calda che c'è dentro ed evitare i futuri problemi di LED rossi scassacoglioni. Grazie per la visione.